È il 1630. I lanzichenecchi guidati da Wallenstein procedono verso Mantova attraversando i territori lombardi già piegati dalle carestie. Responsabile di violenze e distruzioni, l'esercito tedesco porta con sé anche il batterio della peste e l'epidemia si diffonde presto nel Ducato di Milano. La peste! La peste! Si stima che alla fine dell'anno le vittime furono 140.000. Come si deduce anche dai mortuorum libri, i registri con le informazioni biografiche e sanitarie dei deceduti. Documenti oggi conservati nell'archivio di Stato di Via Senato. I registri di morte coprono un arco di 400 anni, dalla metà del 400 fino agli inizi dell'Ottocento, e sono una fonte preziosa di informazioni proprio per l'epidemiologia, per lo studio storico delle malattie e della loro evoluzione e della loro diffusione sul territorio. Il recinto del lazzaretto era popolato da 16.000 appestati. Quello spazio tutto ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente. Il primo referto del 1630 che parla esplicitamente di peste è del 26 febbraio, ma le autorità milanesi sottovalutano la gravità della situazione e, nonostante l'elevato rischio di contagio, l'11 giugno autorizzano una processione per invocare il soccorso divino. Milano è duramente colpita dall'epidemia. Il silenzio della morte è interrotto solo dal suono dei campanelli dei monatti, impegnati a raccogliere i cadaveri per le strade e a portare i malati al lazzaretto. Nel mortuorum liber di luglio si contano fino a 2.600 vittime al giorno. Ho sfogliato parecchi di questi registri, soprattutto quelli di giugno, luglio, agosto, quando la peste era al massimo, e ho selezionato un certo numero di pagine che erano promettenti. Cos'è una pagina promettente? La pagina che è più sporca possibile. E ovviamente abbiamo analizzato il margine inferiore destro, che è quello che noi usiamo di solito per voltare la pagina. E il lavoro è andato avanti per diversi mesi e abbiamo trovato ben 17 proteine della Yersinia pestis, quindi abbiamo chiaramente identificato il fattore patogeno, e l'assoluta novità è che abbiamo identificato una seconda patologia abbinata alla prima. La seconda patologia è un'infezione dal bacillo dell'antrace. Se oggi i registri rispondono alle nostre domande in campo biochimico, nell'Ottocento furono di ispirazione al Manzoni per la stesura dei Promessi Sposi. E così la registrazione del doppio decesso di una mamma e di una figlia non può non far tornare alla mente l'episodio della madre di Cecilia. Scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Probabilmente il Manzoni aveva dei collaboratori che andavano a consultare le carte dell'archivio, quindi può darsi che abbia avuto questa notizia direttamente dalle carte che noi conserviamo ancora oggi. Carte che costituiscono un patrimonio comune e che ci aiutano a stabilire le dimensioni della tragedia che colpì Milano. Era il 1630 e la città lombarda viveva uno degli anni più difficili della sua storia.